test sulla trascendenza, particolarmente riferito a Romano Amodeo. In questo settore ci sono le domande del questionario dalla 98 alla numero 111. Domanda 98. Può Padre Pio riferirsi proprio a te? Romano pensa che il Padre in lui è arrivato in un Padre invisibile e Rio, Reo, che ha assunto anche la visibile forma di Padre Pio, che è quel Reo che è considerabile Pio perché la P greca è la R in Italia. Non è una sorpresa perché Dio Padre esiste in ciascuno di noi, nell'abito di uno e di una moltitudine di tutti i suoi figli, fra i quali il solo Gesù è quello completamente innocente. Le tre croci sul Calvario crocifissero tutta la Trinità di Dio. Padre e Spirito Santo furono crocifissi nei due ladroni. Quindi, se Dio si è rappresentato in quell'occasione nei due ladroni, nei tempi moderni in cui Dio Padre si presenta come un padre Rio, si presenta in un modo evidente nel padre Rio con le stimmate e con tutta la sua assolutamente visibile eccezionalità. Domanda numero 99. Può Dio essere un Rio, un Reo? E voi non pensate di essere Dio nel castigo che egli ha assunto nel vostro personaggio? Ma Ra pensa di essere proprio la sua animazione, anche per la ragione che in provincia di Salerno, in cui Ra è nato, la lettera D di Dio è pronunciata R, in modo che, ad esempio, Madonna è detta Amaron. Dammi un po' di pane è detto Ram, e così via. Domanda numero 100. Gesù può essere stato già come il tuo nome? Per Ra, per Romano, è possibile. Infatti Gesù è conosciuto come un giudeo, ma egli fu certamente un romano dal momento che stava vivendo nell'impero romano. Ma questo per il romano di Gesù è vero in un modo che non può essere visto, a causa proprio del solito separatismo di Israele. Noi possiamo considerare Gesù certamente il più grande cittadino che l'impero romano abbia mai avuto. Domanda 101. Come nella profezia di Osea, sei forse tu venuto dall'Egitto? Ora è più che un figlio venuto dall'Egitto. Egli è il dio dell'Egitto, è Amon-Ra, avendo proprio il nome di Amodeo Romano. Soltanto Matteo riferisce della fuga in Egitto della famiglia di Gesù, che Luca nel suo Vangelo non dice. La famiglia di Romano, invece, dovette fuggire da Felitto quasi uguale all'Egitto, se voi considerate che l'Egitto è dato da un ego itto, Egitto, un romano ego e anche un italiano io, però in quell'io italiano sono presenti due croci, per cui Egitto è l'ego
romano con un io italiano che comprende due croci, mentre invece Felitto si diversifica solo per il fel, che è spirito nel fi, Dio in el. Di conseguenza Egitto e Felitto sono la stessa rappresentazione di cui Osea profetizzò. I tuoi luoghi di nascita possono riferirsi a Dio? Il fiume Calore bagna Felitto, laddove Calore in questo posto significa Calore, qui il re. Una piccola centrale elettrica c'era nelle vicinanze a significare una sorgente di luce. Il Cilento è il territorio nel quale lo Spirito Santo è nato, in Elea, sotto il Monte Stella, ma è anche la terra di ogni mito, Giasone, gli Argonauti, Ercole, Ulisse, Palinuro, le Sirene. Salerno poi è il sale presente nell'antica Salem di Gerusalemme, Napoli è la Neapolis, la nuova città di Dio. Domanda 103. La tua via nativa è devota a te come Dio? Romano fu nato in via Pomerio. Il Pomerio era l'area tutta attorno, da una parte e dall'altra, alle mura difensive delle città romane. Era un posto solennemente consacrato al dio romano e nessuno poteva costruire la sua casa in questo territorio, eccetto che il dio romano. Per cui ci fu anche il dio romano, che era il Ra romano, il dio del sole, chiamato Sol Invictus. Domanda 104. Sei tu vissuto in una regione che sembra di Dio? 1. Romano è nato e vissuto in Campania, un nome che ha Ia, l'iniziale di Yahweh, alla sua fine, ma che significa in campa egli vive. Quindi Campania ha significato del luogo in cui campa il nuovo Yahweh. Ra è vissuto anche in Lombardia, che può avere il significato trascendente di Lom, B, l'uomo binario, AR, Amadeo Romano, D, Ia, Dio, Yahweh. Ra ha risieduto anche in Sardegna, la cui possibile interpretazione è degna del santo AR. Romano è vissuto anche in Abruzzo, che può trascendere un Ab R da Romano, U, ZZ, infine nel XIX secolo, O uguale Yahweh. Quindi io ho, alla fine del XIX secolo, Romano come la mia provenienza. Romano vive anche buona parte del suo tempo a Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasile, e è il programma proprio del bellissimo orizzonte della divinità. La nazione in cui vivete è un possibile segno del ritorno di Gesù?
La nazione di Romano è l'Italia. E l'Italia significa Ita, è andata lì, là, cioè il principio è andato lì. Italia si riferisce anche a Lia, la sposa di Isacco, che per volere del padre alla fine dovette sostituire la tanto amata Rebecca nella notte delle nozze. E non è da Rebecca che deriverà poi Gesù, ma proprio dai figli di Lia. Anche il Brasile è diventata una nazione in cui Ra vive. E anche nel Brasile c'è il Bi-Ra, che indica la dualità del soggetto chiamato Ra, Romano Amodeo. Ra vive anche nello stato di Minas Gerais, che è una regione del Brasile. Ebbene, anche essa trascende il Gerais, Mina, dove il Ra in Gerais è Mina Ge, è Gesù di Milano e di Napoli. E questo è tutto trasceso in Minas Gerais, che avverte appunto che si tratta, che è il romano Gesù di Milano e di Napoli. Domanda 106. Il campo si allarga ora al continente. Il continente in cui vivi è segno del ritorno di Gesù? Ra è in Europa. E in Europa è facile leggere la patria finale, pa, del padre romano, buono come Eu, Europa. Quando l'Europa adotta l'euro, adotta proprio il buon romano come persona. 107. È la tua moneta il segno di un potere trascendente? L'abbiamo visto, ma Ra aveva una volta la lira, che indicava lì, Ra, l'economia, lì aveva il valore in Ra, in romano. Ora questo valore si è espanso in Europa, perché l'euro è il buon Ro, che prima era la lira. Domanda 108. La tua chiesa pesa gravemente con il suo ingombro sulla tua piccola casa natale? Nella casa in cui egli fu nato, la grande mole della chiesa proprio pesa sulla piccola casa, in segno di sottomissione, e noi lo possiamo proprio vedere. La casa è quella a sinistra e a destra si vede la mole imponente di una chiesa che la sovrasta, come la Chiesa Cattolica sovrasterà Romano. Domanda 109. La tua casa natale ha un'indicazione di Gesù, di un re, di una croce? Sì, e lo possiamo vedere in un affresco che è nell'ingresso. Questo che vedete è nella volta dell'ingresso della casa modesta in cui è nato Ra, e raffigura un Cristo coronato con una croce situata proprio sul naso e tra gli occhi. Domanda 110. Sei nato durante l'impero romano? Sì, quando Ra è nato c'era già da 2 anni. Domanda 111. Nel tuo raid sulla vita, il grande uomo aveva un figlio di nome Romano? Sì, e si chiamava esattamente Romano Mussolini.